Con il nostro consulente di mercato Nicolò Pascuccio in sala stampa, dopo questo primo punto conquistato il Lega Pro. Sì, questo è il primo punto storico della Gelbison, ma è un punto di partenza, credo, perché la squadra ha dimostrato un gran carattere e è stata una prova di riscatto rispetto al passo falso fatto contro la Juve Stabia. E la cosa importante credo che sia proprio questo, l'atteggiamento con il quale la squadra è scesa in campo e ha dimostrato di poter dare filo da torcere a chiunque in questa categoria. Francesco Vinci, Stile TV. Buonasera direttore, al di là della prestazione di personalità, conoscendo lei e il mister, so che siete due perfezionisti, quindi le chiedo cosa non le è piaciuta al di là di questo risultato storico qui al Partenio Lombardi. Guarda, io credo che c'è stato un momento della gara nella quale dovevamo decidere se osare o se consolidare la nostra gara. È normale che qui al Partenio contro un Avellino così forte era importante uscire a testa alta e soprattutto col morale alto, e il morale ce lo poteva dare soltanto il risultato. È chiaro che se volessi trovare l'ago nel pagliaio forse avremmo potuto anche vincere, però mi accontento, sono felice perché la squadra ha dimostrato un carattere importante. Dopo una brutta sconfitta soprattutto venire qui e giocare la partita alla pari, perché credo che la Gelbison ha subito ben poco a livello di occasioni da rete, quindi è un pareggio giusto e una grande partita dei ragazzi. Annibale Discepolo, Il Mattino. Salve direttore, complimenti per la prova della sua squadra. In sostanza ha detto tutto lei. Credo che sia un primo passo che conferma, come dire, il buon lavoro fatto sul mercato, ma soprattutto quel carattere che è stato dato alla squadra e che oggi si è visto tutto al Partenio. Sì, ripeto, la cosa importante era proprio una questione caratteriale, perché sinceramente la partita non era piaciuta a nessuno contro la Juve Stabia da questo punto di vista. Quindi tutti hanno risposto alla grande in questa gara, che non era semplice, soprattutto perché affrontavamo l'Avellino su un campo difficile. Quindi questa reazione è importante, dà sicurezza ai ragazzi ed è un punto di partenza, perché dobbiamo continuare su questa lunghezza d'onda per terminare il campionato e raggiungere soprattutto al più presto l'obiettivo che si è prefissato la società.